Sono Vanni Galgani, Head of Product Marketing del cantiere Nauto Swan. Mi occupo di sviluppo prodotto di tutte le barche della linea Swan Yachts. Siamo a bordo dello Swan 98, fa parte della famiglia dei Maxi Swan, che vanno diciamo dai 78 piedi in su. In questo momento abbiamo 5 barche in gamma. Il 98 è una barca di grande successo, ne sono state costruite 4. È tipicamente uno Swan, quindi una barca da crociera pura, ottimizzata per navigazioni a lungo raggio, che però è disegnata in modo sportivo, quindi capace di vincere regate anche molto importanti. Questo modello stesso ha avuto ottimi risultati, tra cui l'anno scorso vinse una traversata oceanica che si chiama ARC, dove arrivò prima in tempo reale, quindi insomma una barca da tante miglia al giorno. È un prodotto classico Swan, quindi molto ben rifinito. Il cantiere Swan è basato in Finlandia, nato 55 anni fa, è un cantiere di grande tradizione, forse il brand più famoso al mondo che c'è per le barche a vela. Quindi tradizione finlandese con ottima qualità di costruzione, sia per quello che si vede, ma anche e soprattutto per quello che non si vede. Noi diciamo sempre che la parte più bella di uno Swan è quella che non si vede. Questa barca in particolare, dove siamo oggi, ha un layout in versione cabina armatoriale a poppa, mentre invece in coperta rimangono sempre uguali e quindi ha una prua molto spaziosa, completamente libera, una tuga ridotta di dimensioni che ingloba anche lo spray hood, quindi la parte di copertura del resto del pozzetto. Poi ha un pozzetto dedicato agli ospiti con doppio divano a C, che è molto pratico perché offre la possibilità di avere due tavolini separati che poi possono essere anche uniti, ma di fondo rimane sempre libero il passaggio a poppa. A poppa del pozzetto ospite c'è tutta una zona dedicata alla manovra, dove ci sono 5 winch tradizionali, quindi molto facile da gestire e in grande sicurezza. Grandi spazi anche per organizzare dei prendisole e poi in questa posizione dove siamo adesso le due timonerie, dove ci sono le console complete di tutti i bottoni che servono a gestire la barca. A poppa di quest'area c'è una zona prendisole che dà accesso direttamente alla plancetta per fare il bagno, che apre anche il tender garage. Questa barca è un tender garage per un gommone da 4,20 m, quindi un gommone di dimensioni molto, molto rilevanti. Gli interni dello Swan 98 sono molto versatili. È uno Swan che può avere due layout diversi, ovvero con la cabina armatoriale a prua o la cabina armatoriale a poppa. In questo caso l'armatoriale è verso poppa, che è la zona dove la barca è anche più larga ed è anche il posto migliore per avere una cabina in navigazione. Il quadrato è un quadrato largo, di dimensioni generose, ha un divano a C in questa zona, questa è la zona salotto, e la zona pranzo è invece sulla dritta con due tavolini che possono essere ridotti di dimensione tipo coffee table, che però poi si allargano a diventare un grande tavolo da pranzo. È molto luminosa, l'armatura di questa barca non ha voluto gli oblò a murata, ma si possono ovviamente avere delle grandi finestrature che danno visibilità verso il mare anche quando si è seduti, però le altre finestre sono comunque molto molto panoramiche. Andando verso poppa, come dicevamo, c'è l'armatoriale a tutto baglio, che comprende anche un grande bagno e una cabina armadi separata. Poi ci sono due cabine ospiti gemelle, con bagni inclusi, ovviamente sempre con la doccia separata. La VIP, l'altra cabina per gli ospiti, è a prua, vicino a quella che poi diventa la zona equipaggio, perché tutta la prua poi è dedicata all'equipaggio. C'è una grande cucina che ovviamente è appannaggio dell'equipaggio, su barche di queste dimensioni è sempre così, e poi ci sono due alloggi per avere fino a 4 persone di equipaggio. Le finiture di questo esemplare sono piuttosto classiche, il legno usato è il Tech, fiammato per il pavimento e invece rigato per le superfici verticali, le paratie. C'è tantissima pelle usata in nuance con questo bellissimo colore cognac e poi tanti elementi in tessuto, però diciamo che tutto questo, soprattutto sulle barche Maxi, è personalizzabile, quindi ogni armatore si disegna la sua palette di colori insieme al nostro team interno. Noi abbiamo un team di più di 10 persone in Finlandia, più l'architetto Misapoggi, che si occupa di gestire soprattutto la parte di arredamento, di colori e di finiture in questo senso. Come dicevamo, la parte più bella di uno Swan è quella che non si vede, quindi è magico quello che succede qua sotto. Le nostre salamacchine sono famosissime per la qualità sia dei materiali, dell'insonorizzazione e tutti gli impianti, quindi questo cantiere è diventato famoso soprattutto sulla sua qualità, anni e anni di qualità di barche che hanno attraversato gli oceani vincendo importanti regate, ma anche rimanendo tutte insieme e tuttora naviganti. Ci sono più di 2300 Swan che navigano in giro per il mondo.